Meno incidenti stradali, ma vittime sempre più giovani. I numeri in chiaroscuro della Polizia Stradale per il 2017. Per il procuratore Sukan, il reato di omicidio stradale da solo non basta. Napolitano al senatore Ferrara, dissi sì al cavalierato a Moretti. Faccia a faccia fra il presidente emerito della Repubblica e il parlamentare Viareggino, che ha chiesto la revoca dell'onorificenza. Una piantagione di marijuana in giardino ha arrestato un 33enne camaiorese. I carabinieri hanno scoperto ben 35 piante alte mezzo metro nascoste dalle lamiere. Colpo a sorpresa, Jovanotti in concerto in Darsena. Il 30 luglio prossimo fa tappa al Muraglione il Jova Beach Tour, evento svelato in diretta Facebook dal cantante e dal sindaco in persona. Calcio, Inter, Fiorentina e Milan alla 71esima Viareggio Cup, ufficializzate le prime delle 40 squadre che parteciperanno al torneo in programma dall'11 al 27 marzo 2019. Ben ritrovati con l'informazione a questa nuova edizione del TG Noi Versilia. Lo avete sentito dai nostri titoli, sono sempre più giovani le vittime degli incidenti stradali nella provincia di Lucca. Seppur si registra un calo del numero dei sinistri, questo è il quadro che è emerso da un convegno sulla sicurezza stradale che si è tenuto al Teatro Ienco di Viareggio di fronte ad una platea di studenti giovanissimi. Ha parlato anche il procuratore della Repubblica Pietro Sukan di omicidio stradale. Sentiamo il nostro primo servizio. Cala il numero degli incidenti stradali e soprattutto il numero di morti sulle strade della provincia di Lucca, ma i feriti e le vittime sono sempre più i giovani tra i 18 e i 21 anni. A loro quindi hanno parlato le forze dell'ordine e le istituzioni locali nel convegno sulle vittime della strada promosso dalla prefettura al Teatro Ienco di Viareggio, di fronte agli studenti di diverse scuole superiori viareggine. I dati presentati dal comando della Polizia Stradale vedono nel 2017 un numero di sinistri che supera i 1800, concentrati soprattutto fra Lucca città e la costa versiliese, Viareggio in particolare, in lieve diminuzione del 2% appena rispetto all'anno precedente. In sensibile calo il numero di morti, 24 contro il 45 del 2015, dunque il 25% in meno. Il sabato e la domenica soprattutto sono i giorni più a rischio nelle zone turistiche. Gli incidenti aumentano del 20% in fascia notturna, dati che non soddisfano di certo, e per invertire la tendenza non basta la sola introduzione del reato di omicidio stradale. Basta l'emanazione di una legge, mai è stato sufficiente emanare una legge, ma questa legge va fatta vivere, va fatta marciare. Dobbiamo andare all'applicazione concreta, con convinzione e coinvolgendo tutti. A parlare ai ragazzi è stato anche Stefano Pezzini, papà di Elisa, la sfortunata quindicenne lidese vittima della strada 3 anni fa. Non è il danno in se stesso per la persona che chiaramente è il danno più grave, è quello che il danno che subiscono anche gli altri. Gli amici di Elisa, i genitori di Elisa, i parenti di Elisa non riescono più a vivere una vita normale, quindi portando una testimonianza diretta ai giovani credo di aver dato un contributo molto molto importante. L'introduzione dell'omicidio stradale è una legge buonissima e la cosa importante è cercare di farla applicare nelle giuste misure. E il procuratore della Repubblica di Lucca Sukan è intervenuto a margine del convegno, ha commentato la sentenza che mercoledì ha inflitto le condanne per il tragico incidente al rally di Lucca del 2012 e ha parlato di una sentenza incoraggiante. Sentiamo. Una sentenza importante e che ci incoraggia. Così il procuratore capo di Lucca, Pietro Sukan, ha commentato le condanne di primo grado inflitte mercoledì dal Tribunale agli imputati per la morte dei due piloti, Valerio Catelani, 38 anni di Massa, e Daniela Bertoneri, 35 anni di Seravezza, durante la gara del rally di Lucca del luglio 2012. Una condanna al menefreghismo di chi ha omesso i soccorsi, così si è espresso dal palco del Teatro Ienco di Viareggio, parlando agli studenti versiliesi di sicurezza stradale. Il Tribunale di Lucca ha emesso una sentenza di condanna su richiesta della Procura della Repubblica, omicidio colposo stradale duplice, fondamentalmente per un non essere intervenuti in un momento nel quale l'intervento, la solidarietà da parte degli altri che sarebbe stata, secondo questa sentenza, dobbiamo attendere ovviamente le motivazioni, ma credo di poter anticipare il senso della sentenza, che è quella che se si fosse intervenuti correttamente
l'evento non si sarebbe verificato, l'evento mortale. Questo è il punto importante. Quindi è un segnale per la sicurezza stradale e anche sportiva. È un segnale innovativo, è un segnale di novità che indubbiamente ci incoraggia, perché noi abbiamo bisogno di sentenze che facciano giustizia, ovviamente, facciano giustizia reale, sostanziale, e che tutelino i valori fondamentali della convivenza civile. E credo che la sentenza di ieri questo sicuramente lo ha fatto. Voltiamo pagina adesso. Il senatore viareggino del Movimento 5 Stelle Gianluca Ferrara ha incontrato mercoledì a Palazzo Madama l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Fra i temi toccati la strage di Viareggio e il conferimento a pochi mesi dalla tragedia del cavalierato del lavoro a Mauro Moretti, ex AD di Trenitalia, condannato in primo grado nel 2017. Napolitano è sembrato molto sorpreso, non si aspettava la mia richiesta di spiegazioni. Così scrive in una nota il senatore viareggino. Il presidente emerito della Repubblica ha risposto sostenendo che la scelta non dipendeva da lui, il nome di Moretti, gli era stata data una rosa di nominativi. Ha spiegato, si legge ancora nella nota di Ferrara, la procedura e la segnalazione giunta da associazioni imprenditoriali, ma alla fine, sottolinea il senatore, dopo le mie insistenze, ha ammesso di aver dato il suo nulla osta a quella nomina. Gli ho altresì ricordato, scrive ancora Ferrara, che in contemporanea non accettò la richiesta dei familiari delle vittime di incontrarlo al Quirinale. Napolitano che ha detto, riferisce ancora a Moretti, che furono, riferisce ancora a Ferrara, che furono contestate a Moretti responsabilità solo indirette. Ricordiamo che il senatore Ferrara in questi mesi ha presentato una mozione, ancora da calendarizzare in Senato, per chiedere di far togliere il cavalierato a Moretti e auspica, scrive ancora in una nota, che Napolitano, oggi senatore a vita, voti favorevolmente a questa mozione. Questo è l'auspicio del parlamentare viareggino. Torniamo adesso sulla situazione critica di alcuni alloggi ERPA al quartiere Fontanini. Nelle ore scorse la protesta fuori dal municipio, siamo andati a vedere con le nostre telecamere qual è la situazione nel gruppo di case popolari al quartiere Varignano. Sentiamo Silvia Toniola. All'indomani della protesta in comune, di nuovo la pioggia e cresce la preoccupazione per gli inquilini degli alloggi ERP del quartiere Fontanini al Varignano. Questa è la situazione che abbiamo trovato, critica senza dubbio, ombrelli aperti sopra il letto per ripararsi dall'acqua che spesso scende dal soffitto, infiltrazioni in diversi punti, rattoppi sulla pavimentazione del tetto con un telo che dovrebbe servire da copertura, impianti elettrici scoperti e accessibili a chiunque. Non posso far nulla, ecco, e devo poggiare, mi dicono che di riposarmi e invece io devo stare a quattro zampe e asciugare tutta quell'acqua. Io da stamattina verso le 9 che ho cominciato ad allertare tutti, perché giustamente a me mi hanno allertato i condomini che sta di nuovo piovendo, non come l'altra volta, ma gli sta di nuovo piovendo in casa. Allora io ho cominciato alle 9 di mattina a chiamare l'ERP, a chiamare la protezione civile, a chiamare i vigili urbani, perché giustamente almeno per avere un foglio. È arrivato i vigili urbani, è arrivato un rappresentante dell'ERP, hanno valutato i danni che ci sono e ora trarranno loro le conclusioni. Non ci sono ancora novità sui tempi di intervento da parte degli uffici ERP che, contattati dal TG Noi, per ora non danno segnali. La pagina di cronaca, una vera e propria coltivazione illecita di marijuana è quella che hanno scoperto i carabinieri di Viareggio nel giardino di un'abitazione del centro cittadino. È finito in manette un 33enne di Camaiore, tradito da una sorta di nervosismo alla vista dei militari, e nel giardino, come vedete da queste foto, nascosto da alcune strutture in lamiera, una piantagione composta da 35 piante alte, pensate, mezzo metro, sulle quali erano presenti varie infiorescenze già pronte per l'estrazione di marijuana. A fronte di perquisizione i carabinieri hanno trovato anche 16 dosi di cocaina, si parla di 10 grammi, e tutto quello che serve per confezionare e distribuire la sostanza. Il giovane camaiorese è stato arrestato ed è nella sua abitazione in attesa di rito direttissimo, che abbiamo un aggiornamento concluso con il patteggiamento e la condanna dell'uomo a 1 anno e 6 mesi di reclusione e 1.800 euro di sanzione.
La polizia di Viareggio invece ha denunciato per spaccio un giovane 36enne residente a Camaiore. La volante ha notato il ragazzo mentre si trovava a bordo del proprio ciclomotore nei pressi di Via del Fortino a Lido. Gli agenti hanno proceduto al controllo, anche in questo caso è stato proprio il nervosismo dell'uomo a tradirlo. Hanno trovato della cocaina e anche hashish nascosto negli slip. A sorprendere gli agenti, tuttavia, è stato il ritrovamento nelle tasche del giovane di un piccolo contenitore di plastica che conteneva due biscotti che, come ha confermato il 36enne, erano stati da lui preparati con l'hashish. Addirittura a quel punto, appunto, è stato perquisito nella sua abitazione, altro materiale è stato trovato in casa, sostanza sequestrata e il 36enne camaiorese denunciato per detenzione fini di spaccio. Voltiamo pagina adesso e parliamo di spettacoli. Un annuncio a sorpresa, arrivato oggi, pensate, in diretta Facebook, un grande concerto da 45.000 persone in Darsena al Muraglione. Si parla di Jovanotti, che sarà in città la prossima estate. Sentite. Un concerto di Jovanotti sulla spiaggia libera del Muraglione. Viareggio segna oggi in calendario un evento unico e senza precedenti, 30 luglio 2019, unica data toscana del nuovo tour del rapper, il Jova Beach Party. Questo è il nome dell'ambizioso progetto che vuole trasformare le spiagge italiane in una sorta di villaggio eventi con concerti, incontri e presentazioni. La musica di Lorenzo, insomma, le hit della sua carriera in un'esperienza che partirà con il sole e finirà al chiaro di luna. L'annuncio è stato dato dallo stesso Jovanotti in diretta Facebook durante la presentazione ufficiale del tour a Milano. È la prima volta per Viareggio, un maxi concerto sulla spiaggia, per il quale verranno messi in vendita 45.000 biglietti. Il costo non è proprio popolare, 52 euro, ma c'è entusiasmo nella zona. La notizia è stata accolta come una grossa opportunità per Viareggio. È bene che ci siano delle manifestazioni che attraggano un pochino di più la Viareggio. Abbiamo altamente bisogno di questi eventi, non ci sono eventi a Viareggio, non ci sono cose che possono richiamare i ragazzi e la gioventù. Credo che sia un bellissimo evento, anzi che ne fosse iniziative così. Jovanotti è anche un artista di alto livello, quindi. L'ho saputo, diceva mia moglie in pausa pranzo, ho letto di Jovanotti. Ma io credo proprio così, un nome del genere, la città cosa deve, porta solo del bene, credo proprio di sì. Qua sul Muraglione, io ho anche la barchetta, andrò sul mare a ascoltarlo. Mi metto là, chi vuole venire con me, qualche amico, i familiari, e me lo godrò così. Ben venga queste cose, siamo contentissimi, no? È importante per tutta la zona, un pochino di indotto di gente fa sempre bene. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro, intervenuto alla presentazione, ha espresso soddisfazione e ha chiarito la questione logistica. I permessi di fatto non ci sono ancora. Siamo a buon punto, ha detto il primo cittadino. C'è una conferenza dei servizi che deve dare necessariamente tutte le autorizzazioni. Una bella sorpresa in tempi in cui ci si aspettava nuovi annunci, sì, ma su un altro fronte, quello di Bussola Domani, un progetto di cui ad oggi non è dato sapere se mai prenderà forma. A Viareggio, nominata come presidente di Sei Risorse l'avvocato Valentina Ciagioli di Viareggio, il rinnovo dunque delle cariche per quanto riguarda la presidenza della società delegata alla raccolta porta a porta dei rifiuti a Viareggio e a Camaiore, confermati invece nell'organigramma come amministratori delegati Alberto Corsetti e Antonio Travaglini. Ancora centinaia di studenti della Versilia, ma non soltanto, Garfagnana e anche Lunigiana, premiati con le borse di studio della BCC. Sentiamo. Sono 403 gli studenti premiati quest'anno con le tradizionali borse di studio della Banca di Credito Cooperativo della Versilia Lunigiana e Garfagnana, oltre 87.000 euro erogati, a cui si aggiungono i premi diploma per i soci che hanno terminato gli studi. Un premio all'impegno degli studenti dalla terza media alla quinta superiore che si sono distinti per merito nell'ultimo anno scolastico. Anche quest'anno le cerimonie di consegna, una per ognuna delle cinque zone di competenza, saranno dei veri eventi, soprattutto quella in Versilia, che conta più soci.
soci e premiati 170 studenti. Martedì 11 all'Unotel di Lido di Camaiore ci saranno i premi all'eccellenza. La soprano pietrasantina Lida Berti, stella internazionale della lirica, Nicola Neri di Pietrasanta, fisico del CERN di Ginevra. Saranno consegnati inoltre i rosoni d'argento a Michele Pellegrini, sceneggiatore Forte Marmino, premiato a Cannes, e l'ex giocatore della nazionale di rugby Dennis Dallan. Siamo orgogliosi di riuscire a mantenere questo appuntamento perché porta il nome della banca in giro per il territorio, ma soprattutto sta vicino, vuol significare che la banca è vicina ai giovani, che questo come al solito è il nostro primo obiettivo. In circa 15 anni la BVLG ha distribuito oltre 3 milioni di euro in borse di studio ai giovani. Un momento molto importante che è un consuntivo annuale che riflette anche il buon andamento della banca. 2018 positivo, si riconferma positivo pur essendo in un momento di cambiamento abbastanza importante. È terminato con la consueta foto di gruppo l'incontro di questa mattina fra una rappresentanza della Basket Lemura e le seconde classi del liceo sportivo Piaggia di Viareggio A e B, realizzato nell'ambito di Stop Bullying, il progetto ideato dalla società biancorossa, supportato dal Ministero dell'Istruzione, per dire basta al fenomeno del bullismo scolastico e giovanile. Una delegazione di studenti del liceo sportivo e le loro insegnanti hanno accolto il direttore sportivo Lidia Gorlin, il vice coach Michele Staccini e le giocatrici Alice Carrara, Monique Njok e Ashley Ravelli, protagoniste di una chiacchierata sul tema del bullismo, sull'importanza dei valori dello sport che si riflettono poi sulla vita, il rispetto degli altri, l'osservanza delle regole. E qua vediamo appunto una foto di saluto, di chiusura di questo appuntamento a scuola. Noi ci fermiamo qua con la cronaca, tra poco c'è proprio la pagina sportiva con le prime anticipazioni sulla prossima edizione della Viareggio Cup. Ben ritrovati dunque con la pagina sportiva. Come anticipato in primo piano, la Viareggio Cup 71esima edizione è in programma a marzo, 40 squadre, le prime sono già state ufficializzate, sono subito delle big: Milan, Inter e Fiorentina. Sentiamo Roy Lepore. Comincia a prendere forma la 71esima edizione della Viareggio Cup, il torneo mondiale giovanile di calcio organizzato dal Centro Giovani Calciatori, che si svolgerà dall'11 al 27 marzo 2019 a Viareggio. Sarà 40 squadre con la formula sostanzialmente identica a quella delle ultime edizioni. Al momento, ha spiegato il presidente della CGC Alessandro Palagi, le adesioni ufficiali sono quelle dell'Inter, vincitrice dell'edizione 2018, della Fiorentina, degna rivale nella finalissima. Inoltre saranno le nastri di partenza Milan, Sassuolo, Parma, Genova, Torino, Spezia, Benevento, Venezia, la novità Rieti, la rappresentativa di Serie D per quel che riguarda le formazioni italiane. Fra le straniere, spazio al calcio croato, grande protagonista ai mondiali di Russia 2018, con l'Hajduk Spalato, quindi i portoghesi del Braga, i russi del Krasnodar, i cechi del Dukla Praga, due selezioni americane e due accademie giovanili provenienti dalla Serbia. Altre società italiane e straniere stanno formalizzando proprio in questi giorni l'adesione al torneo e si aspetta anche la conferma della Juventus. Il presidente Palagi annuncia la novità organizzativa per il 2019. Ci sarà la competizione femminile, la prima edizione del torneo Human Viareggio Cup, trofeo Ondina, riservato alle squadre primavera, al quale prenderanno parte 8 formazioni. Si disputerà dal 18 al 26 marzo, mai in concomitanza con le gare della manifestazione maschile. E a proposito di calcio, in casa Milan, Geoffrey Moncada è il nuovo capo scout, l'ex del Monaco prende il posto del viareggino Stefano Luxoro, che resta come responsabile mercato professionisti del vivaio e come contributo alla direzione sportiva come osservatore, così si legge in una nota. Dal calcio all'hockey su pista andiamo in casa del CGC Viareggio, dove c'è delusione naturalmente per il KO subito in casa martedì contro il Valdagno. Parla ai nostri microfoni l'allenatore Francesco Dolce.
Alla vigilia della trasferta di sabato a Monza da parte del Centro Giovani Calciatori, l'allenatore Francesco Dolce spera che la squadra non ripeta gli errori commessi nella gara persa con il Valdagno. Intanto, tra le note liete della serata c'è la prestazione di Liam Rosi, che è andata addirittura anche in gol. Monza è una squadra giovane che corre tantissimo, che gioca bene e che sta facendo degli ottimi risultati anche in Eurolega, quindi non sarà assolutamente facile, una pista non semplice, però niente, noi abbiamo ora due allenamenti per preparare la partita e dobbiamo andare a Monza a vincere, ci sono altre soluzioni. Contento per il gol, preferivo vincere, però sappiamo dove abbiamo sbagliato, sappiamo che dobbiamo lavorare sugli errori che abbiamo fatto, sappiamo che era una bella squadra, perché bisogna anche ammettere che il Valdagno è una grande squadra, e speriamo sabato di raccogliere 3 punti che abbiamo perso qua. E a proposito del match casalingo perso per 6-4 contro il Valdagno, il giudice unico in queste ore ha sospeso per 5 giorni il dirigente bianconero Renzo Pardini da ogni carica in carico per aver tenuto a fine gara un comportamento irriverente, così si legge nella nota nel bollettino unico, comportamento irriverente nei confronti degli arbitri di gara, in particolare per aver applaudito e commentato in modo irriguardoso il loro operato. La società bianconera multata per 700 euro per comportamento antisportivo dei propri tifosi, i quali, si legge, già sanzionati in passato per fatti analoghi per buona parte dell'incontro, hanno rivolto offese e minacce ripetute agli arbitri di gara e per aver ostacolato al termine della gara la dirigenza della Viareggio dal posizionare il tunnel per consentire alle squadre l'uscita in sicurezza dalla pista. Per questi fatti, dunque, sospensione del dirigente Renzo Pardini e 700 euro di multa per la società. Il calcio, torniamo al calcio, ma andiamo nel campionato di eccellenza toscana con Guido Casotti a fare il punto della situazione. Sentiamo. Eccolo il bomber del Buccellato al secolo, Marino Taddeucci. Dopo una lunga e onorata carriera, giocato anche con la Lucchese, il 34enne centravanti, che era partito dai dilettanti, dalla Folgor Marlia, ai dilettanti è tornato, stavolta con la maglia del Vorno in eccellenza. Tante le reti messe a segno, 93 per l'esattezza, con 247 partite consumate tra C1, C2, Serie D e appunto dilettanti. Al debutto di fronte al suo nuovo pubblico, Taddeucci ha subito fatto il proprio dovere, andando in gol quasi allo scadere del primo tempo, nella gara interna con la Pro Livorno, che balza il momentaneo 1-1, poi la Bronici si sono imposti 3-1. Taddeucci indubbiamente servirà e non poco al tecnico Cardella e al Vorno per cercare di ottenere la salvezza, magari anche diretta, che rimane il grande obiettivo stagionale. Una domenica che ha visto anche il tracollo del Castelnuovo, incredibile quanto accaduto a Nardini, già lui in vantaggio per 2-0 alla fine del primo tempo sul fanalino di coda Cenaia, ma nella ripresa la squadra garfagnina evaporava come una bolla di sapone, subendo 5 reti ed una delle sconfitte più allucinanti ed umilianti della sua pur gloriosa storia. Bene il Camaiore, che ha fermato sullo 0-0 la capolista Grosseto, confermando i recenti progressi dopo un avvio disastroso. In classifica i Torelli Maremmani conservano il primo posto con discreto vantaggio su Fucecco e San Marco Avenza, lotta al vertice che purtroppo non riguarda le nostre. In realtà, dai 15 punti del Castelnuovo in giù, troviamo ben 9 squadre e tutte rischiano. Domenica prossima si giocherà la 13esima, che vedremo chi pagherà. Il Castelnuovo è chiamato ad un sollecito riscatto sul campo del Castel Fiorentino, trasferte insidiose anche per il Camaiore a San Miniato e per lo stesso Vorno di scena Montignoso. È tutto anche per lo sport, facciamo una pausa, tra poco ritorniamo con gli eventuali aggiornamenti del TG Noi Versilia. Eccoci di nuovo insieme, non abbiamo aggiornamenti di cronaca, dunque per questa edizione è tutto. Prima di salutarci il consueto spazio degli auguri, questa sera facciamo gli auguri di buon compleanno a Derna Polacci di Fortore Marmi, organizzatrice del concorso Canoro Festival Mare. Gli auguri arrivano da parte dei parenti e dei tanti amici. Con gli auguri è davvero tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, auguro a tutti voi una buona serata.